Buongiorno direttore, grazie ancora per essere Buongiorno a voi. con noi anche in questa circostanza festiva oltretutto. Abbiamo detto nelle ultime ore si sono registrati tre nuovi casi positivi, purtroppo un decesso, ma un dato che definirei significativo sono i 295 tamponi effettuati in circa 12 ore. Sì, il numero dei tamponi effettuato è molto importante. Complessivamente, come sapete, abbiamo superato i 5.000 tamponi effettuati. Nell'ottica della famosa fase 2, quella che dobbiamo affrontare, è molto importante la capacità che noi abbiamo di processare tamponi, perché è determinante per la individuazione dei cluster. Adesso stiamo accompagnando e attivandoci per accompagnare un'attività anche di test sierologici, con tutte però le premesse e le precisazioni del caso, perché il test sierologico, come ormai penso sappiamo tutti, non ha quella attendibilità e quella certificabilità che ci dà il tampone molecolare. Noi ci stiamo attivando anche con l'acquisto di ulteriori attrezzature, proprio per aumentare la nostra forza di fuoco. Devo fare un complimento ovviamente al laboratorio di Campobasso, perché veramente con un notevole sforzo, ma anche con miglioramenti continui, stiamo riuscendo a processare sempre più tamponi. Il ringraziamento ovviamente va al laboratorio, ma va anche alle persone che sul territorio, gli infermieri che sul territorio sono attivi per questa operazione molto importante, che è quella appunto di effettuare i tamponi, sia presso il domicilio con le unità mobili, sia nei punti che noi abbiamo previsto sul territorio regionale. Ecco, Quindi è direttore, una per strada. i test sierologici, quali saranno i criteri che adotterete? Allora, noi siamo in attesa, perché sapete che anche a livello ministeriale stanno concludendo l'individuazione di quelli che sono ritenuti i test più attendibili. È molto importante agire in linea con il ministero, perché lo scopo principale dei test sierologici è quello di fare un'indagine e uno screening epidemiologico. Quindi, se non utilizziamo lo stesso sistema, ovviamente avremo dei dati incoerenti. I test li useremo come screening, quindi come una battuta a tappeto per comprendere come stanno determinate comunità, come stanno determinate situazioni. E nell'eventualità che riscontrassimo dei positivi con il test sierologico, ovviamente attivarci con i tamponi per la verifica. Ho dimenticato prima di dire altre notizie positive, che noi stiamo continuando con lo screening delle case di riposo e stiamo riscontrando fino ad oggi, anche stamattina, tutti i casi negativi. Non diciamo ancora quali sono le case di riposo che stiamo monitorando, perché pur avendo processato più di 75 in un caso e 45 tamponi in un altro caso, siamo in attesa degli ultimi 5-6 tamponi per poi poter certificare che quella casa di riposo non ha nessun tipo di problema. Ecco, direttore, prima di salutarla le chiedo un'ultima cosa, un aggettivo per definire l'attuale fase dell'emergenza Covid. Allora, di solito si dice che bisogna essere moderatamente ottimisti. Voi sapete che io cerco sempre di essere molto cauto e prudente, quindi gli aggettivi sono questi. Dobbiamo essere moderatamente attenti, va bene? Va Questo bene. è quello che dobbiamo fare.